Ciao ragazzi, sono Simo Segnatore Rosso ed oggi siamo tornati a parlare di una nuova notizia che sta leggendo nell'ambiente romanista. Perché lunedì verso le 5 e mezza di mattina, ovviamente, Bruno Perez con la sua Lamborghini si è schiantato vicino a Via delle Terme di Caracalla. Comunque, questo è un dato ininfluente per risolvere il problema e non stiamo facendo matematica. Stavo dicendo che Bruno Perez si è schiantato con la sua auto. La Roma, per punirlo, ovviamente lo ha fatto allenare oggi da solo, perché oggi la Roma aveva una giornata di riposo, ma i dirigenti hanno comunque chiamato il brasiliano ex Torino per farlo allenare a Trigoria. E secondo me è giusto, perché il secondo precedente, il 2016 già lo aveva fatto, è il secondo precedente di un incidente stradale per Bruno Perez e tra l'altro è stato anche trovato positivo all'alcol test, perciò deve pagare. Deve pagare ovviamente anche in modo salato la multa, ma non come Nainggolan. Perché? Perché Nainggolan l'hanno fatto pagare facendogli fare la tribuna. Bruno Perez, sapete qual è il problema? Che non è un uomo così. Io non sono uno di quelli che odia Bruno Perez a priori, perché i giocatori della Roma vanno difesi. Ovviamente se sbaglia io lo dico. Però sto dicendo che non va punito con la tribuna, perché alla fine Bruno Perez non è un titolarissimo come Nainggolan, e lo fai capire. Bruno Perez è un uomo che è stato sul mercato tutto il mercato di gennaio, ha cercato di mandarlo da qualunque parte e basta che se ne andava. Perciò se lo punisci con la tribuna non fai solo, cioè non fa niente se non aumentare la sua, diciamo, non lo fai regredire invece di avanzare. Perciò andrebbe punito con una multa salata, non 800 euro, secondo me è minimo un paio, diciamo, 2000 euro minimo proprio, perché comunque non devi fare tutti questi incidenti, già sono due stradali e dobbiamo ringraziare tutti Dio che non si è fatto niente, perché metti si rompeva, che ne so, qualsiasi parte del corpo doveva essere operato, creavi dei problemi alla squadra, a destra non abbiamo nessuno se non Florenzi adattato e non va bene così. Tu devi essere concentrato a fare il calciatore, ovviamente devi avere anche una vita privata, però non puoi fare tutti questi incidenti, puoi bere, non puoi. Io avevo sempre pensato che fosse un professionista anche abbastanza serio, però se nel 2016 ho detto, vabbè, è stata sfortuna, che andava veloce, però si è schiantato, vabbè, ci può stare. Però se lo rifai un'altra volta, cioè non va più bene a questo punto. E soprattutto perché un professionista non deve bere. Ormai Nainggolan è risaputo che beve e fuma. Nonostante le varie smentite, si sa che Nainggolan beve e fuma. Però Nainggolan poi in campo al 110%. Se tu magari compensi, compens se tu compensassi il bere e il fumare, non so se fumi, se, Nango, se Bruno Perez fumi, però penso di sì. Se tu compensassi il bere, mettiamo, con la grinta e lo spirito di sacrificio in campo, a me potrebbe anche andare bene. Però se tu bevi, fumi, in campo fai ridere, allora io ti vendo subito, perché? Cioè tu devi capire che ti devi conquistare la fiducia di una squadra intera, di una città che ti fischia spesso. Io non ho mai fischiato, perché con rispetto per chi lavora per la Roma, però io mi immedesimo in Bruno Perez, mi devo conquistare la fiducia di tutta la città. Uno, non oso ogni volta il dribbling, la busta quando faccio, quando sono in difficoltà a fare qualunque cosa. Due, faccio le cose semplici, ovviamente. Tre, non dico cose a caso. Perché? Perché Bruno Perez, lo sapete che cosa ha detto? Bruno Perez ha detto che è voluto rimanere a Roma per l'amore della Roma e della città. Allora, ci può anche stare, però se tu volevi rimanere a Roma non lo dicevi quando il mercato è finito, lo dicevi subito, perché Bruno Perez era dato come il partente numero uno della Roma a gennaio. Gli agenti sono volati a Lisbona, sono volati in Inghilterra per trattare con il Brighton, sono volati in Turchia per trattare con il Galatasaray. Quindi non è vero che non te ne voglia andare, perché se no gli agenti non ci vanno, gli rispondi direttamente di no. Perciò io stavo dicendo che Bruno Perez, ovviamente si deve scusare perché non devi fare queste cose. Poi non lo deve mai fare più, non lo deve fare mai più. Perché? Perché se lo troviamo un'altra volta va sul mercato, non deve più vedere il campo. Il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.